Prevenzione e cura del tumore al seno, ma anche accompagnamento delle donne nel percorso post-operatorio. Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Fanno ripropone l'Ottobre Rosa con un ricco calendario di iniziative, dalle visite senologiche gratuite al paricentro, passando per la correlazione tra tumore e alimentazione, con una tavola rotonda organizzata sempre al paricentro, alla presenza della nutrizionista Stefania Bertoni, fino ad arrivare alla camminata in rosa. Invece, alla Fondazione Carifano, il prossimo 24 ottobre si terrà un incontro dedicato alla scrittura terapeutica delle donne che hanno vissuto o stanno vivendo l'esperienza della malattia. Dottore, ha parlato di numeri purtroppo in aumento. Quante sono le donne operate a Santa Croce dall'inizio dell'anno? Nell'anno 2023 abbiamo operato fino adesso circa 400 tumori della mammella. Per fortuna non sono solo donne della zona, abbiamo il 50% che arrivano da fuori regione, da fuori provincia, e abbiamo fatto eseguito circa 670 tumori in generale per patologia mammaria. Quindi riguarda anche gli uomini? Il tumore della mammella purtroppo riguarda anche l'uomo, la percentuale è molto inferiore rispetto a quella delle donne. E qui a Santa Croce abbiamo operato fino ad oggi 6 tumori maschili. Il numero è sempre inferiore rispetto a quello femminile, però anche quello sta aumentando come volume rispetto a prima. La diagnosi precoce, ho detto che può cambiare poi anche il percorso della malattia. Che cosa dovrebbero fare le donne o gli uomini in questo caso? Allora, per quanto riguarda gli uomini devono fare solo attenzione quando si lavano, quando si toccano, per rilevare qualche alterazione nel loro seno. Ripeto, la percentuale è molto bassa, non abbiamo tanti mezzi, dico solo fate attenzione se cambia qualcosa su di voi. Per quanto riguarda la donna, la prevenzione è fondamentale, nel senso che il tumore che viene diagnosticato precocemente sicuramente porta a guarigione della donna. La donna che fa diagnosi tardiva il tumore alla mammella, sicuramente il percorso post operatorio o comunque per far fronte alla malattia è molto più complicato. Ci sono dei protocolli, l'ecografia dall'età di 30 anni, poi mammografia e ecografia dall'età di 40 anni e poi dopo la menopausa, si può fare anche la mammografia ogni 2 anni come prevede lo screening. Comunque ci sono delle cose ben codificate e fate attenzione, ascoltate il vostro medico curante. Ecco, gli esperti poi si metteranno a disposizione di queste persone anche al paricentro, come funziona per le prenotazioni e quant'altro, ma anche a chi sono rivolte queste visite? Allora, queste visite sono visite senologiche, specialistiche, però soprattutto il primo scopo è quello di darvi delle informazioni, per cui sono aperte tutte le donne o tutte le persone, anche agli uomini, non è un problema, tutte le età, naturalmente la ragazzina di 15 anni è inutile che venga, però dall'età di 30 anni, 27 anni, vicino ai 30 anni, può venire e diamo le informazioni, facciamo la visita, possiamo insegnare, insegniamo come fare l'autopalpazione e ad essere attente a qualunque modifica che possa avvenire nel proprio seno. L'Ottobre Rosa si rinnova anche al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce, dove verrà organizzato un Donor Day. Chi donerà sangue e plasma potrà usufruire di una visita senologica gratuita. Il 12 novembre poi verrà riaperta la Pink Room a cura di Anvolt, dove alcuni esperti in estetica oncologica, un parrucchiere e un tricologo, offriranno servizi gratuiti per le pazienti oncologiche. Il Comune lo deve fare, si deve mettere a testa dell'organizzazione di un'attività di divulgazione e anche accompagnamento di quelli che sono già i servizi sanitari offerti dal territorio, ma anche servizi di accompagnamento di tante donne che sono offerte dalle associazioni. Questo dobbiamo ricordare e li dobbiamo ringraziare e sostenere in questa azione. Tra le iniziative messe in campo anche l'attesissimo appuntamento con la camminata in rosa. Il primo anno abbiamo avuto una partecipazione, un'affluenza di circa 700 persone, lo scorso anno sono arrivati a 1000, quest'anno vediamo, insomma, noi speriamo che sia bel tempo. Domenica 22 ottobre, la mattina alle ore 9 in piazza 20 settembre, un percorso di 5 km non competitivo dove si camminerà lentamente. Non è un evento sportivo, lo ricordiamo, ma è un evento di presidio alla causa, che è quella della prevenzione del carcinoma mammario. Grazie.